Il PD fa autocritica del documento uscito dall'incontro del gruppo dei consiglieri del partito, il richiamo però anche la responsabilità di tutti, intanto la verifica interna. Giornata di incendi nel nord-ovest della Sardegna alimentati dal vento di Grecale, i vigili del fuoco impegnati nel domare le fiamme, centinaia di ettari di coltivazione andati in fumo. Firmato nel corso dei lavori per il G7 dei trasporti, il documento tra Sardegna, Corsica e Baleari, l'atto è stato consegnato al ministro Del Rio che lo sottoporrà ai colleghi del summit. TG di Canale 12, buonasera e bentrovati in apertura. L'avete sentito dai titoli, partiamo ancora una volta dalla politica locale. Primo incontro dopo la crisi che di fatto si è aperta con le dimissioni di sabato scorso di altri tre assessori della giunta Sanna, convocato dalla capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale per tutti i consiglieri del partito con il sindaco. Incontro serrato e schietto, da cui è scaturito un documento in cui si ribadisce la consapevolezza delle difficoltà dell'amministrazione. Una forte autocritica, ma non manca un richiamo deciso alla responsabilità di tutti, sia in maggioranza che in opposizione. Sentiamo. Primo faccia a faccia ieri sera tra i consiglieri del Partito Democratico il sindaco Nicola Sanna, dopo la crisi che di fatto si è aperta sabato scorso con le dimissioni di altri tre assessori. Una riunione fiume del gruppo in cui non sono mancati mia culpa, i diktat e i j'accuse, senza esclusione di colpi, ma in un confronto pacato tra consiglieri e primo cittadino. Riunione chiusa con un documento firmato dalla capogruppo Carla Fundoni, tutti i consiglieri e il sindaco, documento nel quale si legge la presa di coscienza delle criticità dell'amministrazione. Il gruppo del PD valuta con grande preoccupazione la difficoltà di imprimere una svolta e un nuovo impulso all'attività dell'amministrazione, si legge nel documento, di dare nuova sostanza al rapporto con la città e le sue rappresentanze sociali ed economiche, deteriorato da scelte sbagliate o poco comprese. Oltre all'autocritica, nel documento non mancano i richiami alle responsabilità dell'intera maggioranza. Come è evidente, la difficoltà è trasversale, riguarda il PD, che ha la prevalente presenza nella maggioranza e responsabilità, ma non esclude le liste civiche e i cosiddetti monogruppo, che rappresentano un aggregato eterogeneo a cui è richiesto, al pari del PD, un contributo politico e programmatico all'altezza della sfida. Inoltre qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell'opposizione emerge chiaro dall'atto sottoscritto ieri sera. La responsabilità riguarda anche la stessa opposizione, che non esce da un confuso vociare senza idee. E infine l'obiettivo firmato da tutti. Con questo spirito il gruppo del PD con i livelli della direzione politica del partito sono impegnati a una profonda verifica delle condizioni necessarie per il superamento dello stallo attuale e nella ricerca delle condizioni politiche e programmatiche sulle quali si possa rifondare un patto tra sindaco e consiglieri, fra consiglieri e cittadini. Un incontro chiaro e schietto che denota il grande senso di responsabilità del gruppo consigliare del PD, ha detto la capogruppo Fundoni, raggiunta al telefono, che è impegnato a definire con sindaco e alleati un percorso trasparente e proficuo. La riduzione di quanto avviene a rissa da pollaio dentro il PD alla maggioranza o a mere questioni di poltrone o personali qualifica chi le usa, ovvero una minoranza che non esce da un confuso vociare. Il documento intanto verrà presentato oggi nella riunione di maggioranza convocata per stasera, dopo la riunione del gruppo PD con il segretario provinciale e cittadino. E sempre ieri nella sede del PD in via Mazzini si sono incontrate le forze politiche della coalizione di centrosinistra che guida Palazzo Ducale. Oltre ai segretari provinciale e comunale del Partito Democratico sono intervenuti i coordinatori e gli esponenti di Partito dei Sardi, UPC, Centro Democratico, Civica Città Futura e Gruppo Misto di Maggioranza. Pur avendo sottolineato alcuni tratti positivi del lavoro amministrativo svolto, si spiega in una nota, appare a tutti preoccupante il deficit di relazione fra amministrazione e città. È stato in conclusione affidato al PD il ruolo di consultare partiti e liste civiche al fine di valutare subito se esistano e quali siano le condizioni per una ordinata ed efficace conclusione del mandato, cessando di dividersi in un inutile conta fra chi sia favorevole o meno ad un eventuale commissariamento. Il prossimo incontro è in calendario per il pomeriggio di lunedì prossimo. Lasciamo per un istante la politica, ci torneremo tra un attimo. Il nord-ovest della Sardegna, siamo alla cronaca, devastato dagli incendi alimentati dal forte vento di Grecale. Centinaia di ettari di coltivazione di frumento destinati agli animali andati in fumo. Vediamo il servizio e le immagini che abbiamo realizzato questo pomeriggio.
Il forte vento di Grecale e le alte temperature hanno favorito lo svilupparsi di violenti incendi nel nord-ovest della Sardegna, che hanno mandato in fumo centinaia di ettari di frumento destinato al mangime per gli animali. Il primo incendio si è sviluppato nel pomeriggio verso le 16, a poca distanza dalla cava di bauxite di Saliderro. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Alghero, la protezione civile e i Baracelli. E mentre gli uomini intervenuti per spegnere le alte fiamme, che avevano facile esca nelle coltivazioni secche, pronte per il raccolto, ecco che una colonna di fumo si alzava a poco distante. Molti mezzi sono stati quindi dirottati nell'altro fronte del fuoco sulla strada camionale che da Sassari porta a Porto Torres e dove il traffico veniva controllato dalla polizia per paura che le fiamme potessero attraversare la strada esattamente come era accaduto nel primo incendio. Anche in questo caso le fiamme sono divampate in un attimo, mettendo a serio rischio l'incolumità degli uomini intervenuti per domare le fiamme e in particolare gli stessi allevatori, i vigili del fuoco di Sassari, la protezione civile e molti volontari oltre ai Baracelli. Torniamo alla politica nazionale e regionale insieme perché un patto tra le isole del Mediterraneo per la continuità aerea continentale lo hanno firmato nel corso dei lavori per il G7 dei trasporti la Sardegna, la Corsica e le Baleari. Il documento è stato consegnato al ministro Delrio che lo sottoporrà ai colleghi del summit e all'Unione Europea. Marco Sanna. In un tavolo del meeting ministeriale sui trasporti del G7 Italia a Cagliari, Sardegna, Corsica e Baleari hanno firmato il patto per i trasporti tra le isole del Mediterraneo. L'accordo è articolato in tre punti, contenuto in una lettera consegnata al ministro Graziano Del Rio perché la sottoponga al vertice dei ministri del G7 e in seguito alla Comunità Europea. Su iniziativa del presidente Pigliaru, i capi delle giunte di Corsica e Baleari, Gilles Simeoni e Francina Armengol, hanno firmato il documento sul seguito di una serie di incontri fra le regioni insulari che hanno toccato i temi dell'ambiente e dell'economia. I punti dell'accordo sono il riconoscimento dello stato di perifericità associato alla condizione insulare, lo sviluppo dei trasporti tra isole per creare un vero e proprio sistema insulare del Mediterraneo. Bisogna cambiare un regolamento europeo che ci impedisce di accedere sia ai finanziamenti per l'ultraperificità, sia a quelli per le isole nella fascia dei 150 km dalla costa, hanno spiegato i firmatari. Nelle proposte da portare al G7 e all'Unione Europea, ha sottolineato Simeoni, si è inserita quella di una metro aerea. Dobbiamo costruire, ha detto, una mobilità tra le isole del Mediterraneo usando le stesse opportunità offerte per la continuità territoriale interna, ma l'Unione Europea deve rendere possibile il percorso. Ancora politica, la rete Eminas dice no in maniera netta alla proposta di legge dei consiglieri regionali Gennaro Fuoco e Marcello Orrucchi hanno presentato un progetto di riforma della Commissione regionale pari opportunità. Tra le novità, il dimezzamento della composizione dell'organismo, ancora attesa invece per l'approvazione dello stralcio della doppia preferenza di genere, lanciato un appello a Ganau. Ci racconta tutto Luca Foddai. Eminas, la rete a cui in soli 3 mesi hanno aderito circa 10.000 donne, esprime una netta e inequivoca contrarietà alla proposta di legge regionale presentata dai consiglieri Gennaro Fuoco e Marcello Orru sulla riforma della Commissione regionale pari opportunità. L'organismo risulterebbe dimezzato nella composizione, con anche una riduzione del gettone di presenza, già da tempo considerato esiguo e insufficiente. Eminas esprime viva preoccupazione e sconcerto, in quanto non di ipotesi di riforma si tratta, come da tempo e da più parti richiesto, ma di un brutale colpo di mannaia, che punta ad un'ulteriore mortificazione del ruolo e delle prerogative della Commissione Pari Opportunità, attualmente di tipo consultivo e propositivo, ma priva di poteri reali. La legge istitutiva risale al 1989, quasi 30 anni fa. Stupisce e sconcerta allora, riprende Eminas, il balzo indietro che si vuole fare in Consiglio regionale, mentre altre importanti istituzioni, come il Comune di Cagliari, si dotano di una commissione per le pari opportunità in tutto e per tutto uguale alle altre commissioni consiliari. Con questa proposta, insiste Eminas, si assiste all'ennesimo vile tentativo di impedire la partecipazione delle donne alla vita istituzionale della massima assise legislativa isolana. Cogliamo l'occasione di questo maldestro tentativo, conclude la rete Eminas, per rilanciare l'appello al presidente Gianfranco Ganau e ai capigruppo per un incontro e per l'immediata approvazione dello stralcio della doppia preferenza di genere, a garanzia di legittimità e costituzionalità della legge elettorale sarda. Contestualmente si chiede uno sforzo serio per elaborare una proposta di riforma della Commissione regionale pari opportunità che tenga conto delle profonde modifiche intervenute in 30 anni di vita politica e sociale, di legislazione nazionale ed europea.
E sulla proposta dei consiglieri Fuoco e Orrù interviene anche Gabriella Murgia, presidente della stessa commissione pari opportunità. Apprendiamo con costernazione e indignazione dell'iniziativa mirata a dimezzare e quindi a indebolire la commissione. Con amaro stupore leggiamo che alla base di suddetta proposta ci sarebbe la necessità di risparmiare sui nostri gettoni di presenza e su altre presunte spese. Non vorremmo pensare che una proposta di legge così surreale nasca proprio dall'esigenza di zittire un organo che ha lavorato costantemente per richiamare il Consiglio regionale al riconoscimento delle pari opportunità fra uomini e donne. Ci auguriamo che la proposta dei consiglieri Fuoco e Orrù sia solo uno scherzo di cattivo gusto. Così dunque il commento. E ora invece parliamo della miniera di Olmedo. I sindacati, i lavoratori della miniera chiedono più incisività nell'azione di Regione Comune di Olmedo per risolvere la crisi del sito estrattivo. Subito un nuovo bando per le concessioni e più tutele per i minatori in mobilità. Queste le richieste di FEMCA, CISL e UGL Chimici. Sentiamo. Non bastano ai sindacati le rassicurazioni della Regione sulla sorte dei minatori di Olmedo. L'assessorato all'industria ha stanziato 678.000 euro per la manutenzione e la bonifica del sito minerario dismesso, affidandone l'esecuzione ai minatori, i quali, fra le altre cose, dovrebbero smaltire i cumuli di materiale di scarto derivati dall'estrazione della bauxite. I segretari di FEMCA CISL e UGL Chimici di Sassari, Luca Velluto e Simone Testoni, dopo un'assemblea svoltasi presso la miniera, ritengono insufficiente il provvedimento regionale a garantire la salvezza occupazionale dei lavoratori. Chiediamo l'avvio del bando per la concessione dell'attività estrattiva e un incontro urgente con gli assessori dell'industria e del lavoro e con il sindaco di Olmedo per dar gambe al progetto, scrivono i segretari in un comunicato. Dopo la rinuncia alla concessione che una multinazionale greca aveva ottenuto nell'ultima gara, la situazione è rimasta invariata per i lavoratori che finora avevano goduto dei sussidi di mobilità ora scaduti o in scadenza. Per oltre un anno i minerari avevano protestato davanti ai cancelli perché, nonostante ci fosse una società autorizzata all'estrazione, l'attività non fosse mai partita. I segretari, affermano Velluto e Testoni, continueranno a vigilare sulla vicenda fino a quando non si passerà ai fatti. E ora ci spostiamo ad Alghero di Sequestrati, nella spiaggia del Lazzaretto, i due baretti che erano stati chiusi lo scorso 8 giugno dalla forestale per autorizzazioni legate all'ambiente. Sentiamo tutti i dettagli. Dissequestrato dal pubblico ministero dottor Giovanni Porquedo ad Alghero, dopo 20 giorni il chiosco sulla spiaggia del Lazzaretto di Gavino Solinas. Il baretto era stato chiuso dagli uomini della forestale all'ora di pranzo del primo sabato di giugno perché sprovvisto delle necessarie autorizzazioni. L'esercente, difeso l'avvocato Luigi Azzena, ha quindi presentato ricorso affermando di aver richiesto tutte le necessarie autorizzazioni e questa mattina ha potuto riaprire il suo chiosco dopo oltre 2 settimane di inattività in piena stagione turistica. Puoi capire, nel mese di giugno un'attività in un posto come questo, 12 giorni chiusi, cosa vuol dire? Vuol dire una cifra non indifferente più le spese. Sempre in mattinata è stato disposto anche il dissequestro dell'altro bar sulla stessa spiaggia, chiuso lo stesso giorno, l'8 giugno, insieme al parcheggio. In questo caso il bar-ristorante La Torre, sempre sulla spiaggia del Lazzaretto, erano stati messi i sigilli con l'accusa di aver commesso una serie di violazioni di natura urbanistica e paesaggistica provocate dal mancato rinnovo della determinazione rilasciata dall'Ufficio regionale di tutela del paesaggio. Eppure, a pochi chilometri, addirittura dentro lo stagno del Calic, sta sorgendo un nuovo esercizio commerciale con tanto di pilastri in cemento e passerelle in legno su quella natura incontaminata che vorrebbe essere il parco di Porto Conte e le sue aree di massima tutela paesaggistica. La Guardia di Finanza, ci spostiamo sul territorio di Olbia, nello specifico a Porto Rotondo, ha scoperto vendita di merce contraffatta in un negozio. La merce variava, diciamo, dall'abbigliamento alla tecnologia, agli accessori per cellulari e all'interno del negozio anche attrezzature per apporre i marchi falsi di note e griff. Sentiamo. Marchi contraffatti in un negozio di Porto Rotondo. La fiorente attività è stata scoperta dai finanzieri del gruppo di Olbia che hanno denunciato un imprenditore italiano. Nel suo punto vendita il commerciante vendeva articoli di abbigliamento e accessori per telefoni cellulari con marchi di note case di moda, prevalentemente Chanel, falsi. Una successiva perquisizione del locale da parte dei Baschi Verdi ha portato al rinvenimento e al sequestro di macchinari e apparecchiature elettroniche che permettevano di apporre la griff sui prodotti che venivano smerciati in 2 distinti negozi, ma sempre della stessa società. Complessivamente sono stati sequestrati 196 articoli contraffatti, una pressa, una stampante professionale, un computer e un supporto hardware su cui erano contenuti loghi e immagini dei marchi da apporre sui prodotti semilavorati.
Al termine delle attività, l'uomo SR di 57 anni, originario di Roma, con precedenti di polizia nello specifico settore, è stato deferito all'autorità giudiziaria per produzione e vendita di merci con marchi contraffatti. E ora siamo alla pagina di cultura e spettacolo, weekend di appuntamenti in calendario per il Sardegna Pride, domani a Santa Teresa di Gallura, Vladimir Luxure, la Trave nell'Occhio con la musica di Barrio Sud, e sabato 24 giugno a Sassari in piazza Santa Caterina la presentazione del libro dell'ex parlamentare Luxuria con Vincenzo De Lucia e la travolgente simpatia di Tania e Mara. Sentiamo. Nuovi appuntamenti nel percorso del Sardegna Pride, la manifestazione in occasione della giornata mondiale per le libertà e i diritti di tutti. Weekend in piazza con Vladimir Luxuria e Vincenzo De Lucia domani 23 giugno a Santa Teresa Gallura, prima tappa del Sardegna Pride in Tour. Dalle 22 in piazza Vittorio Emanuele La Trave nell'Occhio condurrà una serata di spettacoli e musica insieme a Vladimir Luxuria, l'imitatore napoletano Vincenzo De Lucia, Darla Fracci e la musica dei Barrio Sud e gli Hollywood Party. Previsti interventi dei rappresentanti del movimento omosessuale sardo del comune di Santa Teresa di Gallura. Per il movimento omosessuali sardi sarà il primo evento di piazza nella località gallurese che ha reagito con grande entusiasmo all'iniziativa. Nelle spiagge e in alcune attività commerciali sono apparse bandiere, palloncini e altri oggetti rainbow. Sabato 24 il Sardegna Pride si sposterà a Sassari in piazza Santa Caterina con l'Alla Careddu, dove dalle 21 presenterà il libro di Vladimir Luxuria Il coraggio di essere una farfalla. Uno sguardo trans sulle grandi questioni transgeniche del nostro tempo. Sul palco anche Vincenzo De Lucia, che imiterà Maria De Filippi, Mara Maionchi e Mara Venier. Chiudono la serata Tania e Mara, versione tamarra di Tiziana e Michele, alias Lucido Sottile. A seguire musica con DJ Graffio. Alla fine della presentazione, Vladimir Luxuria incontrerà i suoi fan e firmerà le copie del libro. Ed ora invece un compleanno importante, 25 anni, il traguardo tagliato dalla sezione sassarese LAIL, l'associazione contro le leucemie, linfomi e mieloma. Ieri sera, in occasione dell'appuntamento incontro in terrazza, è stato tracciato un bilancio dell'attività svolta. Sentiamo. La sezione di Sassari dell'AI, l'associazione contro le leucemie, linfomi e mieloma, ha compiuto 25 anni. Un anniversario ricordato mercoledì sera in occasione della giornata nazionale contro la leucemia durante l'appuntamento incontro in terrazza. La sede sassarese in via Piandanna costituisce un importante punto di riferimento per volontari, medici, pazienti e parenti. Oltre alla casa di accoglienza, tra i diversi servizi curati dall'AIL, c'è anche l'assistenza domiciliare, con un'equipe medica e paramedica. Fondamentali rimangono le raccolte fondi. Un bel traguardo perché ci ha consentito di realizzare i nostri programmi, solo che non abbiamo finito perché i programmi sono dei programmi in divenire. Quindi abbiamo sì realizzato ciò che c'era in programma, però va mantenuto. La casa d'accoglienza ha dei costi, la domiciliare ha dei costi, e va avanti, cioè noi non abbiamo creato cose finite. Sì, le cose finite tipo camere sterili sono state create a suo tempo, però il quotidiano della domiciliare, della casa d'accoglienza, della ricerca, quello non finisce mai, quindi quello va sostenuto sempre. Le nostre campagne stelle, campagne uova, i numeri sono consolidati. Certo, speriamo di ampliarli ancora di più, che la gente si ricordi che noi ci siamo e che il ricavato nostro è sempre ricade su Sassari, cioè ricade sul territorio tutto ciò che ricaviamo noi. All'incontro in terrazza è intervenuto il professor Fausto Dore, primario di ematologia a Sassari, che ha annunciato che il nuovo reparto sarà realizzato al sesto piano del Palazzo Clemente. Presente anche il giornalista e paziente Pierpaolo Fadda, che nelle scorse settimane ha pubblicato il libro Una carezza per l'AIL, raccolta di poesie il cui ricavato andrà interamente a favore dell'AIL di Sassari. Per il volume, che ha superato le 1000 copie vendute, è pronta la ristampa. Ed ora ci fermiamo un istante per il break pubblicitario, tra pochissimo la pagina sportiva. Restate con noi. Torniamo in studio per la pagina sportiva. Il CUS Sassari dà sempre la possibilità di dare spazio agli studenti fuori sede di poter continuare ad allenarsi. Se poi si trovano istruttori e palestre del calibro di Gianni Oggiano, il gioco è fatto. In sintesi, è quanto capitato a Margherita Chessa, che ha conquistato il bronzo alle Universiadi svoltesi a Catania. Sentiamo l'intervista realizzata da Icori Bichesu. Dalle Universiadi di Catania arriva un bronzo per un'atleta isolana del taekwondo. Solo due nazionali hanno fatto meglio di lei. Ho cominciato a fare taekwondo quando avevo 7 anni, perché mio padre è maestro di taekwondo e mi ha trasmesso lui questa passione e soprattutto l'amore per questa disciplina.
Come gestisci gli studi e la tua passione? Do il giusto spazio sia a una cosa sia all'altra, non, cerco di non trascurare niente perché secondo me sono entrambi molto importanti. Ti aspettavi questo exploit? Io non me l'aspettavo assolutamente, è stata la mia prima gara importante fuori dalla Sardegna, quindi sono andata più che altro per mettermi alla prova. E poi è stata una bella sorpresa, quindi sicuramente continuerò ad allenarmi e a gareggiare. Ed era questo l'ultimo servizio per questa edizione, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, io mi fermo qui, vi ricordo che potrete rivedere questa edizione del nostro telegiornale sul sito canale12.it e l'intera nostra programmazione dai vostri smartphone o tablet attraverso wifitv.tv. Inoltre se siete in possesso di un decoder Sky ci trovate al canale 5012. L'informazione torna come sempre domani mattina alle ore 7, non dimenticate la striscia informativa delle ore 14, ora spazio alle notizie nazionali curate dall'agenzia di stampa ADN Cronos. Il telegiornale come sempre torna domani alle 19.45, vi ringrazio l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.